Buonasera e benvenuti di nuovo con noi nella rubrica Ecosistema Italia, webinar di Poma Institute, punto di riferimento in campo educativo per i professionisti che vogliono approcciare e formarsi in ambito Web3. Ormai mi conoscete, sono SOE, co-founder di Intraverse e sono da 5 anni nel mondo cripto. Collaboro con Poma come Web3 Communication Specialist e con noi oggi i nostri ospiti Mirko e Lorenzo ci parleranno di Metaverso Community. Il primo appunto è Mirko Maccarone, direttore di Web3 Light Blue, marketing advisor di Saturnia Web3 Agency e guest lecturer alla Bocconi e all'Università Cattolica. Poi abbiamo anche Lorenzo Capannari, CEO e co-founder di Another Reality, Professor of Emerging Production Technologies, Istituto Marangoni e lecturer on Metaverse Transformation, sempre alla Bocconi. Benvenuti ragazzi. Grazie Grazie. mille. Allora, io direi per iniziare, dato che dobbiamo sempre aspettare gli ultimi ritardatari, io vorrei sapere voi un po' la vostra storia, come avete approcciato il mondo del Web3 e soprattutto quello del metaverso. E direi che possiamo partire con te, Lorenzo. Sì, io ho iniziato la mia, diciamo, carriera di avvicinamento alle tecnologie del metaverso ormai tanti anni fa. Io le chiamo tecnologie del metaverso perché quando ho iniziato io non si chiamava metaverso. In realtà, così come ancora oggi, il grosso dei lavori sui quali ci lavoriamo sono mondi virtuali, tridimensionali, quindi che derivano dal videogame e molto realtà virtuale e realtà aumentata. Quindi ho iniziato un po' per scherzo, io ho fatto prima di questa vita, facevo un'altra vita, quella del dipendente in una grande azienda e ho provato i Google Glasses. Perché nei laboratori di ricerca e sviluppo, era un'azienda di occhialeria, stavamo cercando di capire come portare, diciamo, queste nuove tecnologie sul mercato consumer, e mi sono innamorato. Per quanto fossero limitatissimi, i primi Google Glass erano veramente una cosa, era un bellissimo video. Ma poi quando li provavi avevano degli evidenti limiti. Però mi sono innamorato, quindi ho cominciato a ricercare in tutto questo magico mondo della realtà aumentata. Ho provato a fare una mia startup sulla realtà aumentata verticale nel mondo del turismo. Poi, una cosa che ho imparato velocemente è che fare una startup mentre hai un lavoro manageriale full time è impossibile. E quindi, dopo tanti anni, una quindicina d'anni di vita aziendale, ho lasciato e ho conosciuto i miei due attuali soci che si occupavano di sviluppo videogame in realtà virtuale e abbiamo costruito Another Reality. Correva l'anno 2016, anzi in realtà fine 2015, inizio 2016, e dal 2016 con Another Reality facciamo questo, facciamo mondi virtuali, quindi tecnologia del videogame, dispositivi indossabili, sì e no, applicati a ambiti che non sono solo e puramente intrattenimento, quindi aiutiamo le aziende a capire come utilizzarli e a realizzare i loro mondi virtuali per le varie tematiche. Quindi è stato un amore a prima vista legato, dal mio punto di vista, alla realtà aumentata e poi pian pianino sono arrivate anche le altre tecnologie parallele. E ecco Ecco, qua. io ti definirei allora un pioniere perché veramente hai iniziato agli albori di queste tecnologie, soprattutto per essere poi in Italia, cioè veramente mind blowing. E io so tra l'altro che hai scritto anche un libro, a riguardo e magari non so se ce ne vuoi parlare un pochino. Sì, il mio libro è sempre qua perché lo tengo sempre uno sfondo. Si chiama Futuri Possibili. Se lo trovate su Amazon e Lido per giunti, è stato un lavoro, in realtà un lavoro che mi ha portato via 2 anni di vita, ma erano quei 2 anni in cui eravamo tutti chiusi in casa, quindi Ok, fondamentalmente è stato Covid. facile la metà, esatto. E mi è sempre piaciuta l'idea di scrivere un libro, quindi chiaramente scrivere un libro comunque è uno sforzo enorme e non è uno sforzo economico, nel senso che non si guadagna scrivendo un libro, deve proprio piacerti. Quindi mi ci sono messo, l'obiettivo era cercare di spiegare che cosa facevo, perché io ho lavorato tanti anni in un ambiente dove il 90% delle persone a cui dicevo che cosa facevano lo capiva, perché queste tecnologie sono cambiate tantissimo, cambiavano
oggi li chiamiamo metaverso, ieri li chiamavo realtà virtuale, l'altro ieri lo chiamavo videogiochi, però sempre le stesse cose sono, e quindi ho sentito la necessità di far capire il vero valore, partendo dal mio punto di vista, che è quello, diciamo, del mio bagaglio culturale, quindi delle tecnologie immersive prima di tutto, cercando di dare uno spaccato di da dove arrivano, perché stiamo parlando di cose che ci sono da 30 anni, quindi adesso non è che se ne parla ancora oggi come se fosse una grande novità, ma in realtà sono tantissime delle cose che vediamo oggi sono già state testate e sperimentate negli anni 90. Quindi da dove arrivano, qual è il valore aggiunto oggi, nel senso che sono tecnologie che già oggi, a parte i classici casi magari più relativi alla customer interaction, all'entertainment, ma ci sono altri ambiti molto interessanti dove stanno già portando molto valore, meno conosciuti, magari un po' nicchia, e quindi ho cercato di fare debunking un po' di quelli che erano questi esperti, intervistandoli in giro per il mondo, molti dei quali italiani. Ho scoperto che ci sono dei centri di eccellenza mondiale in Italia su alcune tematiche che non ci saremmo mai immaginati. E poi ho cercato, da qui il titolo Futuri Possibili, di capire, immaginare in realtà, capire, di provare a fare un po' il lavoro del futurologo, se esiste un lavoro con questo nome, però insomma cercare di capire dove sta andando la tecnologia qui ai prossimi 5-10 anni e quali sono gli impatti sulla nostra vita di tutti i giorni in vari ambiti. Quindi queste tecnologie, parliamo di tecnologie del metaverso per essere generalisti, soprattutto con un nuovo hardware che sta arrivando, cambieranno drasticamente le nostre vite, e quindi quale sarà l'impatto? Provate a immaginare questo, dando un po' di scenari potenziali di futuro sulla terza parte del libro. È stata un'esperienza bellissima quella di scrivere un libro, divertentissima. Una delle persone che ho intervistato, che è un professore e autore di molti libri, mi ha detto: guarda che quando scrivi un libro poi vorrai scriverne subito un altro. E effettivamente aveva ragione, perché adesso un po' la scimmia di riprovare a scrivere il secondo volume già ce l'ho, però al momento, visto il tempo e il sangue che ci ho speso, per il momento è soltanto un'idea. Certo, poi sono tecnologie che evolvono così in fretta che ci sarebbe subito da raccontare ancora di nuovo quello che c'è uscito da poco. Tra l'altro, quando tu hai detto che sentivi il bisogno di raccontare e spiegare quello che facevi, questa è diciamo un problema di tutti noi che lavoriamo insomma nel Web3, e ribalto la domanda anche su Mirko, cioè le persone capiscono quello che fai tu a livello di community, di intelligenza artificiale, in generale, insomma, o hai problemi anche tu a raccontarti? Per me o per Lorenzo? No, per Mirko, per te. Allora, diciamo che secondo me è piuttosto bello quando la gente non capisce quello che fai, perché significa che stai veramente alzando sempre di più il tuo modo evolutivo e l'asticella. Quindi trovarti in quella situazione in realtà ti permette di essere nel tuo piccolo qualcuno che sta scrivendo una storia che la gente ancora non conosce, ma sicuramente andrà ad abbracciare in futuro. E questa è la cosa bella dell'evoluzione. Cioè, non puoi fermare l'evoluzione. Cioè, io dico sempre che nel 1995 c'era questo articolo di Newsweek che diceva che internet era uno scam, ok? Ad oggi l'80% delle persone vive su internet, non potremmo mai immaginare una vita senza internet. E quindi ci stiamo ritrovando in realtà nella stessa lunghezza d'onda. La gente non capisce cosa succede nel mondo del Web3, perché è troppo nuovo. Però in realtà, e questa è la cosa bella, andare ad abbracciare qualcosa di nuovo quando è ancora nuovo, quando puoi ancora scrivere, quando puoi ancora reinventare e inventare ogni giorno. Io, simile a Lorenzo, sono partito nel 2015 andando ad abbracciare forse la sfida più grande della mia carriera, che era quella di umanizzare l'AI, nel 2015, perché lavoravo per Huawei a Londra, nel team globale di Huawei, ed ero responsabile delle campagne globali di Huawei. E Huawei nel 2016 lanciò il primo cellulare con intelligenza artificiale, che era il Mate 10. Quindi immagina trovarti in una situazione dove il tuo brief è: andiamo a spiegare cosa fa l'intelligenza artificiale in un cellulare, nel 2016.
non fa il caffè, prima roba, però una cosa che fa è utilizza machine learning, image recognition, object recognition, per andare a capire, analizzare quello di fronte, ma soprattutto un po' capire quali sono le tue abitudini. E ovviamente più vai a fare determinate azioni, più lui, quindi l'intelligenza artificiale in questo caso, va ovviamente a utilizzare questo approccio di conoscenza verso il suo utente. Il modo migliore, per darti un piccolo brief, per spiegare alla gente cosa l'intelligenza artificiale può fare, è di farglielo vedere, dimostrarlo. Noi abbiamo lanciato una campagna chiamata StoryTime, che era questa campagna lanciata anche in Italia, in 12 diversi paesi, che permetteva i bambini non udenti di imparare a utilizzare e leggere attraverso il linguaggio dei segni. Cioè, attraverso l'intelligenza artificiale bastava scannerizzare col cellulare un libro senza QR code e automaticamente appariva un avatar che in tempo reale la stessa pagina di quel libro veniva trasferita in linguaggio dei segni in 13 lingue diverse. E così abbiamo lanciato un'intera campagna in all'incirca 3-4 anni, dove andavamo a vedere uno dei più grandi problemi che in questo momento che c'era all'epoca al mondo, e cercavamo di utilizzare l'intelligenza artificiale per risolverlo. O comunque per riuscire a trovare una soluzione, perché sai, risolvere un problema non è facile, però magari, come si dice in inglese, tackle, andare a trovare un modo per capire, identificarlo e gestirlo. Questa è una soluzione. Quindi io mi sono avventurato in questo mondo grazie all'intelligenza artificiale, poi ho abbracciato la blockchain, ho avuto l'opportunità di lavorare un po' nell'ecosistema di Cosmos con Bisong e adesso faccio il direttore Web3 qui a Dubai, oltre a ovviamente avere un'esposizione in Italia. No, vabbè, ragazzi, tenetevi forte, cioè parlo con i nostri spettatori perché oggi è una lezione veramente, cioè abbiamo due persone pionieri proprio di mondi che sono per noi ad oggi sono veramente la novità, loro sono da anni che ci stanno dentro, ci sguazzano. Veramente, io mi sento quasi onorata a intervistarvi. Partirei con la domanda per Lorenzo. Appunto, io ero curiosa di sapere che cos'è Another Reality, cioè che cosa fate, di che cosa si tratta. Sì, Another Reality è una società che nasce come evoluzione di una società di videogame. Avevamo quindi il core team di base è un team di sviluppo software, te la semplifico chiaramente, e un sviluppo software molto specifico e verticale sulle tecnologie, software legate al mondo dei videogiochi, però in realtà una tipologia particolare di videogiochi perché videogiochi tridimensionali, interattivi, sociali. Abbiamo lanciato il nostro primo game, ci chiamava in un altro modo, il primo videogioco italiano VR. Questo era fine 2015, inizio 2016, poi abbiamo trasformato il team di sviluppo di videogiochi in Another Reality, quindi passando da un business model consumer, quindi creo un videogioco, vendo le copie, a un business model B2B, quindi faccio consulenze e progetti software per clienti. Ti racconto la storia perché così ti fa capire, è anche difficile raccontare cosa facciamo perché siamo chiaramente evoluti nel tempo, però di base il nostro lavoro storico è quello di fare mondi virtuali, quindi su misura, progetti per clienti, generalmente grandi clienti, quindi il nostro target è mediamente o startup che hanno ricevuto una buona dose di funding o principalmente corporate enterprise. E facciamo soluzioni end-to-end di mondi virtuali per qualsiasi tipo di dispositivo, dallo schermo a chiaramente realtà virtuale, realtà aumentata, realtà mista. Quindi facciamo consulenza di base, anche se è una consulenza molto spinta sullo sviluppo. Siamo un team di sviluppatori grafici, designer, creativi. La nostra caratteristica, siamo abbastanza riconosciuti sul mercato per diciamo, competenze in ambito di sviluppo delle interazioni, quindi abbiamo molti programmatori in casa e questa cosa ci ha permesso poi negli anni di costruire il nostro prodotto. Adesso stiamo
quest'anno lanceremo sul mercato una piattaforma di creation di mondi virtuali e con una verticalizzazione anche dedicata al mondo dell'education e training. Quindi fondamentalmente siamo una società di consulenza, siamo cresciuti un po' adattandoci alle necessità del mercato, perché appunto oggi si parla di metaverso, ieri si parlava di realtà virtuale, poi c'è stato un periodo in cui la realtà virtuale, basta che la nominavi, la gente fuggiva, perché come tutte le tecnologie hanno l'hype, il winter, adesso lo stiamo vivendo anche nel mondo della blockchain in questi giorni, è normale, è naturale che sia così. Il goal, quello che noi abbiamo perseguito, sul quale noi creiamo, sul quale noi crediamo molto, è cercare di trovare e aiutare i nostri clienti, ma noi stessi per primi, aiutarli a trovare i casi d'uso di valore, perché quando trovi il valore, e quindi il valore il cliente lo vede, lo percepisce, generalmente significa che hai trovato un'opportunità di business per il lungo periodo. Quindi per rispondere alla tua domanda, siamo una società di sviluppo di mondi virtuali e cerchiamo di aiutare cerchiamo di aiutare i clienti a individuare casi d'uso che portano veramente valore, il che significa che spesso rifiutiamo progetti, cioè quando il nostro cliente ci presenta una cosa che non ha senso per noi, generalmente cerchiamo di fargli cambiare idea, perché altrimenti butta via i soldi e noi buttiamo via tempo. Questo è un po' quello che facciamo. Assolutamente, più la logica, insomma, del concetto prima partner e poi fornitori. Sì. Molto, cioè, chapeau, veramente super interessante. E tra l'altro immagino che, insomma, parlando di mondi virtuali, eccetera, essendo che c'è una larga audience adesso che vuole entrare prepotentemente nel metaverso e prendersi una parte, si stanno creando, insomma, queste community che vengono gestite solitamente in modi molto diversi, soprattutto ambito web 3, le community sono totalmente diverse da quelle web 2. E qui volevo ricollegarmi a Mirko chiedendogli appunto qual è la differenza tra le varie community, quelle web 3 e quelle web 2, se ci sono strumenti diversi e come si gestiscono, insomma, in confronto a quelle classiche del mondo prima, pre-web 3. Grazie, domanda super interessante. Allora, partiamo da semplificare un po' il tutto. Cioè, la comunità web 2, le community web 2, si sviluppano attorno a un prodotto, piuttosto che a una rete organica di persone, quindi una community, che condividono gli stessi valori, quindi la pensano allo stesso modo, e comunque si preparano a contribuire a un obiettivo a lungo termine, ma soprattutto credono in quella visione, ne fanno parte e ogni giorno investono il loro tempo per, nel loro piccolo, cercare di migliorarla. Ok? Adesso ti faccio un esempio. Instagram. Se tu vuoi migliorare Instagram oggi, a chi scrivi? Certo, non hai nessuno. Esatto. È impossibile riuscire a parlare col customer support a meno che non ti hanno bannato l'account. Ok? Perché? Perché è ovviamente centralizzata. Quindi sì, è importante andare a beneficiare l'utente, ma è più importante andare a beneficiare lo stakeholders, ok? Perché è centralizzata. Le community decentralizzate, che poi andremo a introdurre dopo anche spiegando un po' il concetto di DAO, in realtà il concetto che va a unire questo gruppo di persone si basa sulla congettura dei valori che queste persone condividono e sposano. La difficoltà che io vedo, un po' la challenge che io vedo nel mondo del Web3, parlando in diversi eventi anche qui negli Emirati Arabi e in Arabia Saudita, è che parliamo tutti di community nel Web3, ma non siamo mai disposti a chiedere alle community cosa in realtà vogliono. Okay? Quindi dobbiamo cambiare, fare questo shift da andare costantemente a vendere un prodotto e focalizzarci invece a portare valore a ogni touch point. Perché nel momento in cui tu porti valore alla community e lo fai in maniera costante, la community segue. Viviamo in un mondo dove abbiamo tutto in our fingerprints, no? Tutto quello che vogliamo, vuoi ordinare qualcosa? Perfetto. Prima avevamo un'experience di andare allo shop, ok? Uscivi di casa, ti facevi carino, andavi allo shop. Adesso Amazon, tap,
l'unico sforzo che fai è andare alla porta e aprire. Quindi cosa significa? Che siccome abbiamo così tanto, dobbiamo riconnetterci con le persone che rendono il mondo un bel posto dove vivere. E quindi questo è un po' il concetto tra Web 2 e Web 3. Web 2, very product focused. Web 3, people centric, people focused. Nel momento in cui tu investi nelle persone, le persone, se credono nei valori e se credono che andrei ad investire a lungo termine in quei valori, andranno a dare il meglio per supportarti. Più ti supportano, più cresci. L'altra cosa importante è renderli parte di quella community dandogli uno share. Può essere un coin, può essere un NFT. Non mi vado a dilagare troppo perché comunque andremo poi a spiegare ancora di più quali sono magari i tool in maniera pratica. Però questa è sicuramente la differenza iniziale, proprio per semplificare e renderlo molto d'impatto. Certo, chiaro. Anzi, questo è molto interessante e mi ricollego appunto a quello che hai parlato per fare una domanda a Lorenzo, perché appunto noi parliamo di community Web3, ma qual è la differenza di queste community in un mondo virtuale e in un metaverso? E forse qua è meglio fare ancora un passo indietro, cioè qual è la differenza effettiva tra mondo virtuale e metaverso, se esiste una vera differenza? È una domanda facile e difficile allo stesso tempo, nel senso che io ti posso rispondere facilmente, però si tratta di definizioni talmente fluide, talmente in evoluzione, che è anche difficile poi scrivere su pietra qualcosa, soprattutto quando parliamo di metaverso, perché mentre è più facile parlarne di mondo virtuale, il metaverso, a chi lo chiedi, ti dà una definizione diversa, probabilmente hanno tutti anche ragione. Io sono abbastanza certo che finché non ci sarà un consensus accademico, oggi non c'è, intorno al termine metaverso, termine Web3, termine Web3.0, che sono tecnologie, diciamo, che racchiudono altre tecnologie sotto, finché non c'è un consensus accademico sarà anche difficile definirle in maniera chiara. C'è chi ci ha provato, in molti. Personalmente io credo, perlomeno metaverso mi piace definirlo in maniera molto generale, quindi questo internet tridimensionale del futuro. Mi piace farlo attraverso proprio la metafora di internet, perché se metaverso è internet, allora il mondo virtuale è un sito. E questa è una grande semplificazione, però concettualmente fa ben capire la differenza, no, di un concetto di metaverso che è uno ed è onnicomprensivo ed è formato da, come se fosse un universo, da tanti pianeti, e poi i mondi virtuali che appunto sono i singoli pianeti che sono l'equivalente del sito internet. Ci sono poi tantissime sfumature, ci sono poi anche interpretazioni diverse, nel senso che c'è chi invece opta per utilizzare il termine metaverso su un mondo virtuale, sociale specifico, nel senso che queste sono interpretazioni. In quel caso, metaverso, se prendiamo Roblox per esempio, se Roblox è un metaverso, allora metaverso e mondo virtuale si equivalgono come tipologia di definizione. Nel momento in cui invece concettualmente utilizziamo la parola metaverso per parlare dell'ecosistema in alto, sono diverse. E quando parliamo di metaverso, parliamo di principalmente un mondo simulato. Le caratteristiche di base, diciamo concettualmente, perché si possa parlare di metaverso, parliamo di simulazione della realtà, e quindi c'è il concetto di simulazione quindi tridimensionale, in tempo reale, quindi deve essere interattiva in real time, e sociale, quindi deve essere una simulazione interattiva dove più persone si ritrovano e fanno cose. Sotto questo cappello, chiaramente, poi ci possono essere mille specifiche. Diciamo, la community Web3 blockchain vede nel metaverso una delle caratteristiche principali nella decentralizzazione, mentre ci sono chi invece proviene da ambiti più centralizzati, pensiamo alle piattaforme di metaverso più tradizionali, quindi Roblox,
per loro la decentralizzazione non è così rilevante all'interno del concetto di metaverso, quindi vale un po' tutto, no? Però sicuramente oggi quello che noi facciamo sono mondi virtuali, noi non facciamo un metaverso, noi facciamo questi universi tridimensionali interattivi dove le persone possono incontrarsi e creare, che sono una versione, se vuoi, più piccola e contenuta di questo grande ecosistema. Concordo pienamente, tra l'altro a mio avviso Roblox può essere definito già come uno dei metaversi più di successo, perché in questo istante, se andiamo a vedere, ci saranno più o meno 60 milioni di persone connesse, quindi cioè, sono numeri che proprio ti fanno esplodere il cervello. E a tale proposito, dato che ci sono tante tipologie appunto di metaversi centralizzati, decentralizzati, e sotto la categoria di metaverso abbiamo detto che ci sono i mondi virtuali, eccetera, qua mi sorge la domanda, ma allora anche nelle community ci sarà una differenza? Cioè, quello che vedo io adesso è che, diciamo, come trend futuro, le community, quelle più, diciamo, numerose, saranno quelle in ambito gaming. Però volevo chiedere a Mirko, essendo un esperto, che cosa vede lui nel futuro e quali sono le differenze principali tra le community nel metaverso? Grazie per la domanda. Faccio un passo indietro per semplicemente contestualizzare il valore del metaverso. C'è un dato molto molto importante di McKinsey che ha estimato il valore del metaverso da qui al 2030, che è di 5 trilioni. Okay. Ci sono diversi, come ha ben detto Lorenzo, diversi modi di vedere, visualizzare il metaverso Digital World, e ovviamente intrinseco è il fatto che ci saranno diverse persone che andranno a stare in questi mondi. In questo momento ci troviamo nella proprio parte iniziale del Web3, no? Primordiale, dove ci sono un sacco di metaversi, un sacco di persone. Io credo molto personalmente nella visione di un universo, quindi un metaverso unico che permetterà l'interoperabilità, che in realtà è il motivo per cui il Web3 ha un potenziale infinito, ok? Che sarà ovviamente elevato dal Semantic Web, quindi dal Web 3.0, connettendo ovviamente gli esseri umani con le macchine e i robot. Qual è il concetto alla base? Che più ci saranno diversi, come adesso, più ci sono diversi posti, più le persone saranno un po' ripartite sulla base di determinati metaversi. Dentro quei metaversi avrai i gamers, che saranno magari in una sezione di quel metaverso, avrai fashion brands, avrai banking, avrai entertainment, avrai real estate. Quindi in realtà quello che noi viviamo adesso andrà a evolversi in quello che diventerà molto molto conosciuto nei prossimi anni a seguire, che è il digital twin, ok? Cioè la realtà, l'estensione dell'attuale realtà. Sicuramente le community che vedo con ovviamente più grande ascesa, se facciamo un passo indietro, le prime persone che discutevano qualcosa in un mondo digitale, torniamo al 2003, con Second Life, che è stata in realtà il primo, diciamo, la prima istanza di una community virtuale di persone che in realtà erano un'estensione di quella reale, ok? Quindi abbiamo fatto diversi passi avanti da lì, ma se guardiamo le community, gaming è rimasta quella che è un po' il driver. Cioè, una volta a scuola ti dicevano no, non fare videogiochi che non farai mai successo nella tua vita. Ora, quelli che invece sono lì e giocano, sono quelli che in realtà sono i nuovi trend futuri di come andremo a sviluppare e fare proprio shaping del nostro mondo. Insieme a un'altra che vedo, secondo me, di grande relevancy, che è fashion. Fashion, ma anche eyewear. Per esempio, aziende come Luxottica, come Gucci, come Prada, stanno investendo immensamente nel potenziale del metaverso. Ma se guardi banking, HSBC, JP Morgan stanno investendo nel metaverso, real estate, sono esserci i primi mondi. Quindi in realtà ci sarà proprio un conglomerato di tutte le community che andranno a vivere in un'estensione digitale. Gaming sarà quello che un po' farà da sparti traffico, ma poi tutto quello che noi in questo momento vediamo nel mondo reale sarà un'estensione del mondo digitale. E troveremo la nostra nicchia sulla base di quello
che ci piace e sulle passioni che noi nutriamo. Questo è pazzesco, cioè è proprio mind blowing anche solo parlarne, immaginare che queste cose che stai dicendo sono la realtà, cioè stiamo costruendo queste cose adesso, oggi. E io veramente vi ringrazio, volevo farvi l'ultima domanda per entrambi perché penso che sia di ottimo spunto anche per i nostri ascoltatori nel caso poi loro vogliono creare, vogliono insomma costruire qualcosa sul metaverso. Qual è l'apporto, insomma, il beneficio della blockchain all'interno del metaverso e all'interno delle community anche. Partiamo magari con Lorenzo. Sì, a mio avviso la blockchain come tecnologia all'interno dell'ecosistema del metaverso può portare da una parte un vantaggio tecnico che si sta cominciando già a sperimentare, non ci siamo ancora arrivati a livello di maturazione totale, che è quello di gestire la condivisione della capacità computazionale necessaria per farlo girare questo metaverso, perché parliamo tanto di metaverso. Ma è un metaverso che per funzionare ha bisogno di una computing power pazzesca per funzionare in maniera matura come ci immaginiamo, con milioni e milioni di utenti, spazi virtuali con una qualità elevata, eccetera. Quindi poter gestire e subappaltare la spare computing power di ognuno di noi per far funzionare il metaverso con una rete decentralizzata di computer potrebbe essere un primo caso d'uso interessante. Dall'altro caso, c'è cioè quello più, se vuoi, facile, che è quello di abilitare, attraverso l'abilitazione della digital ownership, abilitare un'economia virtuale. Un'economia virtuale che, attenzione, non c'è bisogno della blockchain per far funzionare l'economia virtuale. Roblox è un esempio, l'economia virtuale c'è, funziona, fattura miliardi, però non ha la blockchain sotto. Però un'economia virtuale decentralizzata chiaramente permette da una parte la possibilità e la facilitazione dell'interoperabilità tra i mondi, perché io posso avere una identità digitale che mi posso trasportare a destra e a sinistra indipendentemente dal mondo dove sono. Identità digitale che si porta dietro ovviamente tutta una serie di asset che mi sono acquistato. E se ci pensi, per funzionare un'economia ha bisogno di una serie di pilastri che la blockchain già offre in modalità totalmente decentralizzata. Ha bisogno di un mezzo di scambio di valore e la blockchain offre le criptovalute che sono già una tecnologia funzionante. E ha bisogno di dare identità digitale all'oggetto, non soltanto alla persona, all'avatar, ma banalmente a qualsiasi singolo bit all'interno del mondo digitale, e la blockchain attraverso gli NFT e la tokenizzazione già lo offre. Hai bisogno di un garante delle transazioni all'interno dell'economia, perché oggi chi è che garantisce le transazioni in un'economia? Beh, è l'owner dell'economia, quindi può essere lo Stato nel mondo vero oppure è un'azienda nel mondo digitale, oggi, nel mondo centralizzato. In questo caso, per esempio, c'è tutto il mondo degli smart contract, che è un altro oggetto che la blockchain offre e permette di fare in modo che l'economia possa fluire senza bisogno di un garante terzo, essendo una tecnologia trustless. Poi ce ne possono essere tantissimi, perché io se non voglio entrare nel magico mondo delle DAO, però sono tutte tematiche che evidentemente, se portate all'interno di un mondo virtuale, portano un valore aggiunto incredibile. Quindi, metaverso e blockchain, sì o no? Boh, nel senso che il metaverso potrebbe, soprattutto se nelle sue interpretazioni attuali, potrebbe tranquillamente funzionare senza blockchain, ma secondo me, da consumatore dobbiamo tutti augurarci che invece il metaverso di domani sarà decentralizzato, proprio perché la decentralizzazione offre una serie di vantaggi e ci permette anche di non dover dipendere dalle decisioni che spesso sono controverse di una centralizzazione, l'esempio di Twitter è l'esempio più plateale, no? Quindi speriamo di sì, speriamo che si vada in questa direzione e dobbiamo tutti lavorare perché si vada in questa direzione. Assolutamente, io concordo pienamente con te. Sarà sicuramente disruptive, rivoluzionario l'apporto che porterà la blockchain all'interno del metaverso, soprattutto
soprattutto per l'ownership degli asset digitali, perché come dicevi tu, in un Roblox, quando compri una skin non è di tua proprietà. Invece con la blockchain in teoria diventa un tuo digital asset e puoi anche rivendertelo fuori, insomma, in un secondary market. Ti faccio un esempio, chiudo. Mio carissimo amico ha un account di un famoso videogioco centralizzato che viene valutato sul mercato chiaramente nero oltre 30.000 euro. Un account vuol dire che è il tuo avatar con una serie di achievement e una serie di oggetti. Certo. Perché nel momento in cui dovessero beccare che ha venduto l'account, glielo cancellano e lo kickano fuori e lo bannano dal gioco. Questo con la blockchain banalmente potrebbe essere risolto domani mattina. Esempio. Esatto. Scusami se ti ho interrotto. Questa cosa similmente è successa a un ragazzo di nome Vitalik Buterin, che forse qualcuno conosce, che gli hanno downgradato i poteri del suo, insomma, del suo personaggio all'interno di World of Warcraft. E lui proprio ha detto nell'intervista che he cried himself asleep, cioè è andato a dormire piangendo, e il giorno dopo ha deciso di creare Ethereum perché voleva appunto decentralizzare queste logiche che sono ovviamente troppo, insomma, costrittive, insomma. E quindi concordo pienamente con te, è veramente interessante. Tra l'altro volevo chiedere anche a Mirko, dato che parlavamo di decentralizzazione, come la decentralizzazione apporta benefici alle community. Prima ci accennavi qualcosa sulle DAO, non so se volevi approfondire. Sì, brevemente, in realtà trova proprio l'epicentro su andare a dare il potere alla tua community attraverso le DAO. Quindi la DAO è un acronimo che sta per Decentralized Autonomous Organization, ovvero organizzazione autonoma decentralizzata. Quindi praticamente non è altro che un'entità guidata dalla community senza autorità centrale. È completamente autonoma e trasparente, e gli smart contract stabiliscono un po' le regole fondamentali, ok? Quindi immaginate che c'è questa DAO che è governata interamente dai suoi singoli membri. E tutti questi membri prendono delle decisioni collettive volte a migliorare la community. Un esempio di DAO, io per esempio qui sto lavorando con una DAO che è la Leading DAO in the Middle East, che sono all'incirca 900 persone. Per esempio, per entrare parte a questa DAO, hai l'opportunità di avere un entry ticket. Quell'entry ticket è un digital NFT, ovvero un gate. Quel gate ti dà l'opportunità di avere dei benefit specifici, oltre a avere una percentuale dell'investito in blue chip NFT. Quindi tu diventi proprietario di un pezzetto di qualcosa di più grande. E quel qualcosa di più grande è la community. Quindi parlerei per ore, ma io direi per oggi, secondo me, abbiamo dato un po' un overview generale sul community metaverso, quindi ti ringrazio. È stato veramente fantastico avervi qua con noi. Grazie davvero sia a Lorenzo che a Mirko, perché cioè, veramente avere ospiti con voi, tra l'altro tutte e due nello stesso momento, cioè liberare due figure come loro, vi assicuro che non è facile perché sono super impegnati, quindi davvero apprezziamo tantissimo, grazie mille di essere stati qua con noi. Allora, io ricordo solo un paio di cose per tutti quanti. Se vi dovesse interessare parlare con loro, quindi con Lorenzo e con Mirko, ci saranno fisicamente anche nei prossimi eventi POMA. Il primo di questi eventi sarà l'11 febbraio a Milano, sarà totalmente gratuito, in cui ci saremo noi, ma anche tanti altri professionisti della blockchain, soprattutto internazionali, e introdurremo diversi talk molto interessanti sul mondo Web3. L'evento sarà anche tutto in streaming, quindi no worries per chiunque non riuscisse a venire a Milano, vi potete connettere online. Come sempre, vi ricordo che se vi è piaciuto questo webinar, vi potete iscrivere ai nostri prossimi appuntamenti per rimanere sempre aggiornati sul mondo blockchain. E comunque, come sempre, il team POMA vi mette in chat il link e vi arriverà come al solito l'email per poter non vi perdete i pezzi, ci siamo noi sempre dietro. Ricordatevi comunque di visitare sempre il sito POMA e di seguire i canali, perché sui social noi diamo gli aggiornamenti dell'ultimo minuto su orari e sugli eventi soprattutto. E come sempre vi invito a fare tante domande, perché noi vi rispondiamo in real time. Quindi, come sempre, domanda raffica, noi siamo felicissimi di rispondere a tutti i vostri dubbi. E ringrazio ancora tantissimo Mirko e Lorenzo e ci vediamo al nostro prossimo appuntamento. Ciao, grazie. Ciao.